Cari amici appassionati di ottiche, un caro saluto da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel canale dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali. Oggi vi parlerò di un binocolo di fascia economica. Si tratta del Nikon Prostaff P7 10x30 che costa 285 euro IVA inclusa e beneficia di 10 anni di garanzia. Io l'ho provato grazie alla collaborazione del distributore ufficiale Nital che me lo ha prestato per un test sul campo. Come sempre su binomania.it potrete trovare anche una recensione approfondita. Io ve ne parlerò in questo video in sintesi subito dopo la breve sigla. Nel frattempo però, se volete, per rimanere sempre aggiornati, potreste iscrivervi gratuitamente al mio canale premendo il pulsante specifico. Restate qui, ci vediamo comunque tra 30 secondi. Il Nikon Prostaff P7 10x30 è composto da un telaio di fibra di vetro rinforzata. Ha un classico design con un ampio ponte centrale e con una cerniera singola. L'armatura è molto avvolgente ed è dotata di una particolare trama intrecciata che facilita la sicurezza della presa. La mia bilancia elettronica ha rilevato un peso senza tappia e tracolla pari a 469 grammi. Seppur sia un binocolo decisamente compatto, la presa comunque è molto buona per tre motivi principali. Il ponte è ampio, la posizione della manopola di messa a fuoco è allineata quasi perfettamente con il dito indice e inoltre è leggermente sbilanciato verso gli oculari e questo consente di fare meno forza nel lungo periodo con i muscoli del collo e delle spalle per sostenerlo. È inoltre impermeabilizzato fino a un metro di profondità per un massimo di 10 minuti ed è anche riempito di azoto. Il sistema di messa a fuoco è composto da una manopola centrale che ha una armatura zigrinata che facilita la presa. È molto fluida, gira infatti liscia e regolare, anzi a volte è fin troppo facile da girare con una scarsa forza da applicare per la rotazione. La minima distanza di messa a fuoco che ho calcolato è inferiore a quanto dichiarato, ossia solo 1,90 m, e da questa distanza è necessario compiere poco più di un giro completo per raggiungere l'infinito. La rotazione avviene in senso orario. La ghiera sull'oculare destro invece è ottimizzata con un sistema di blocco e ha una zona anche più zigrinata per facilitarne la rotazione, mentre sull'armatura di gomma, come potete vedere, sono stati inseriti dei riferimenti di regolazione molto semplice, ossia i classici simboli meno, zero e più. Il binocolo Nikon Prostaff P7 10x30 non è stato equipaggiato di lenti ED all'interno del percorso ottico. Nikon comunque si limita a citare dell'ottimo vetro acromatico Eco Glass, che è quindi privo di arsenico e di piombo. Ho potuto però verificare che nella sua fascia di prezzo fornisce delle immagini al centro del campo nitide e contrastate, che ovviamente eccedono più che altro nell'inferiore contenimento dell'aberrazione cromatica rispetto ad esempio a modelli più costosi come il Nikon serie M7 o la serie Monarch HG. La tonalità dei colori è decisamente neutra e io la definirei quasi fredda. Questo binocolo inquadra 115 metri a 1000 metri, ossia osservando una porzione di panorama distante 1 km ne mostra linearmente 115 metri. Per ottenere il campo reale con la formula classica, non con la più restrittiva che è usata da Nikon, è sufficiente dividere questo risultato per 17,45, quindi dovete fare 115 diviso 17,45. In questo modo otterrete i gradi reali di campo che sono 6,59 e che di conseguenza forniscono un campo apparente di quasi 66 gradi. Questo è un ottimo valore che consente una perfetta proiezione nella scena senza il classico effetto buco di serratura. I paraluci inoltre sono abbastanza morbidi e il loro diametro non è grande, solo 42,70 mm. Questo consente di ottenere una ottima distanza tra gli oculari e anche una distanza interpupillare di 65-66 mm. Sono quindi dei binocoli ottimi per i bambini e gli adolescenti. Per quanto riguarda la distanza tra la lente di campo e il bordo del paraluce, ho misurato 13,35 mm. Una prova con i miei occhiali da sole e da tiro sportivo hanno dimostrato una lieve perdita ai bordi del campo, ma è necessario fare una prova con i propri occhiali da vista, dato che poi il comfort dipende sia dalla forma del viso, ma sia anche dallo spessore delle lenti e degli occhiali utilizzati. Il Nikon Prostaff P7 10x30 è composto da prismi Schmidt-Paeschen. Questo modello ha mostrato una pupilla di uscita quasi perfettamente circolare. Intorno alla pupilla di uscita si nota soltanto qualche riflesso.
mentre il rivestimento ottico applicato sul Nikon Prostaff P7 rileva una colorazione color verde smeraldo. Si tratta di un trattamento multistrato decisamente efficace. Il binocolo inoltre è ottimizzato con un trattamento idrofobico e olio ripellente che di solito è presente su binocoli dal costo superiore. All'atto pratico, rispetto a un binocolo che ne è privo, si disappanna prima, si pulisce meglio e in caso di pioggia o forte umidità in parte evitata l'agglomerazione delle gocce di acqua. Anche in questo caso vi suggerisco di leggere la recensione sul mio sito, dove descrivo con precisione le aberrazioni cromatiche e geometriche. Chi non sapesse di cosa sto parlando potrebbe anche cercare su Google o direttamente sul sito il glossario di Binomania, dove potrete leggere tutte le caratteristiche tecniche di un binocolo. Per quanto riguarda l'aberrazione cromatica, nella maggior parte delle condizioni di illuminazione è abbastanza contenuta. Si mostra soltanto guardando soggetti molto luminosi e contrastati, come ad esempio un gazebo bianco al bordo della luna piena. Direi che è pressoché identico a molti binocoli di alcuni concorrenti che nella stessa fascia di prezzo citano nella sigla il termine HD, senza poi magari in realtà utilizzare alcun vetro a bassa dispersione. Pur essendo grandangolare, fornisce anche un campo ben corretto sino ai bordi, diciamo che degrada verso l'80%. Il dettaglio comunque si mantiene molto sufficiente, nel senso che se osservando a 400-500 metri di distanza, ad esempio un abete rosso colmo di pigne, anche i bordi si perciperà la forma delle stesse senza ovviamente vederne una trama precisa. Ha poi un po' di distorsione a cuscinetto e guardando le stelle si nota un po' di coma e astigmatismo sempre a bordi del campo. In sintesi direi che per essere un binocolo così grandangolare è ben progettato, soprattutto in questa fascia di prezzo. Adesso è giunto il momento di darvi le mie impressioni proprio pratiche sul campo. Direi che nel birdwatching ho apprezzato in primis la sua grandangolarità, il buon contrasto e la resa dei colori neutra, inoltre leggero e compatto e presenta una messa a fuoco decisamente fluida. Forse qualcuno la preferirebbe anche più resistente alla rotazione. I DCPR sono perfetti per chi non utilizza anche un binocolo dal formato maggiore o un piccolo spotting scope. Grazie al suo ampio campo apparente, infatti, è un piacere osservare anche il panorama, come in questo caso. E devo confermare che grazie al grande ponte centrale e alla sua ergonomia, si sostiene anche molto facilmente e con poche vibrazioni, seppur sia decisamente leggero. Grazie alla sua impermeabilizzazione, inoltre, è possibile anche portarlo con noi durante le condizioni meteo proibitive che spesso si possono trovare in alta montagna. Ed è decisamente più rilassante grazie alla pupilla di uscita più grande di un classico 8x20 o 8x25. Non è certamente un binocolo progettato per uso astronomico, visto il piccolo diametro, ma se lo doveste comprare vi consiglio ugualmente di dare un'occhiata al cielo, magari dall'alto di una montagna. Anche in questo caso il grande campo di vista è un fattore preponderante per sceglierlo rispetto a parte della concorrenza. Oltre a ciò, seppure bordi la resa non sia perfettamente puntiforme, fornisce al centro del campo delle stelline particolarmente puntiformi. L'ho trovato piacevole per cercare ad esempio gli asterismi più grandi o gli oggetti più luminosi come le Pleiadi, la nebulosa di Orione o il doppio ammasso di Perseo. È giunto il momento di parlarvi in sintesi dei pregi e dei difetti. Tre pregi vi potrei dire: un ampio campo di vista, le rifiniture di un prodotto che è pari a quello di fascia superiore, è nitido e contrastato sempre in proporzione al suo prezzo di acquisto, corsa della messa a fuoco ottimale anche per il birdwatching, un trattamento idrofobico di qualità. Tra i difetti direi un po' di aberrazione cromatica presente in alcune situazioni e un po' di luce diffusa quando si osserva con il sole molto intenso posto ai lati del campo inquadrato. In sintesi vi posso confessare che quando ero ragazzo avrei fatto i salti mortali per avere in questa fascia di prezzo un binocolo così compatto, ben impermeabilizzato, con un'ottima cura dei particolari e un trattamento idrofobico e olio repellente. Inoltre propone una resa di colori neutra e una buona nitidezza. Mettetelo alla prova e vedrete che nelle giornate limpide come oggi sarà anche in grado di rivaleggiare con strumenti dal prezzo decisamente superiore. Ritengo infatti che questo binocolo sia tra i migliori che ho provato nella fascia di prezzo sino a 300-350 euro. Vi ripeto il prezzo: il Nikon Prostaff P7 10x30 costa 285 euro e beneficia di 10 anni di garanzia Nital. Ricordo che è anche possibile acquistarlo direttamente sul sito nikonstore.it. Io ringrazio Marco Rovere di Nital per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test, lasciandomi libero di citare proprio le mie impressioni pratiche sul campo.
Io oggi termino qui, vi aspetto come sempre su questo canale, ci vediamo anche sul mio sito ufficiale che è presente sul web dal 2006 che si chiama binomania.it, dove troverete centinaia di recensioni di binocoli, telescopi astronomici e telescopi terrestri. Potete anche venire a trovarmi sul gruppo Facebook Binomania Community oppure sul forum di Binomania. Se volete aiutarmi anche a divulgare questo sito potreste mettere un bel mi piace e chi ancora non l'avesse fatto potrebbe iscrivervi al mio canale per rimanere sempre aggiornato sulle novità premendo l'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni. Ciao ragazzi!